Ciao brava gente, questo è il primo video che farò dalla tana del Moon in pieno allestimento, quindi ve la mostro un'altra volta. Allora, oggi volevo presentarvi un gadget che ho disegnato e stampato io relativo ai droni da gara. Questo è un Copies 2. Io ad esempio ci ho volato una volta sola quando ho verificato se era impostato bene e poi non l'ho più fatto per tutta una serie di motivi, però tra i quali è inciso molto il fatto che, avendo la batteria sotto ed essendo io comunque non così esperto, cioè sono ancora un po' un caprone, ecco, quindi quando vado ad atterrare sul prato, vabbè, comunque il colpo lo prende se c'è una pietrolina, però sull'asfalto, su superfici dure, se vai ad atterrare rovini la batteria e rovini lo strap, e questo non mi è piaciuto. Io ho preso sto quadricottero perché ne parlavano tanto bene, sì, wow, figo, poi però alle batterie ci tengo, ecco, e niente, quindi oggi vediamo come ho risolto il problema a casa, dopo la sigla. Che diavolo dici, Moon? Non hai ancora un posto dove fare i video? Cosa ti fa pensare di avere una sigla? Già, è vero. E allora, vabbè, cominciamo. Allora, il gadget è questo. È stampato una parte in TPU e l'altra in PLA. Potete fare anche PETG, basta che sia rigida. Perché ne ho anche fatto una versione senza anima. Però cosa succedeva? Che quando avevo la batteria sotto, messa così, secondo me la spinta delle eliche gli faceva fare questo. Allora poi non è garantito quando atterri che magari non rimanga leggermente flessa. Se atterri verticalmente va bene, però se atterri leggermente strisciato magari te lo gira al contrario. E allora ho fatto quest'altra versione che differisce dalla prima perché ha uno slot dove infilare un'anima rigida, e l'anima rigida è questa, e la infiliamo qua. È un po' giusto, però è bene che sia giusto, perché tanto questa cosa in teoria la infili solo una volta. Ecco, adesso è montato, è prevista una flessione di questo perché voglio che mi farà il colpo anche se arriva un po' di spigolo sulla batteria. L'ho pensato che andasse bene sia su batterie così, su quelle originali del Wizard X220S, che io sono partito con quello, e poi ne ho di più lunghe, e però come vedete va bene lo stesso. Adesso andiamo a montarlo con una batteria corta e lo presentiamo, poi lo montiamo con una batteria lunga e di nuovo lo presentiamo. Quella di mezzo sarà di mezzo. Una cosa che mi è piaciuta è che non tribuli tanto trovare la quadra, nel senso che lui si centra da solo perché l'ho fatto leggermente più stretto nella parte centrale. Il risultato finale con una batteria corta è questo. Come vedete rimbalza, quindi secondo me attutisce veramente bene i colpi. In più ha una base sufficientemente larga da partire con il drone piatto. Adesso mettiamo una batteria lunga e vediamo come si presenta anche con lei. Ecco qua, e anche con lei va bene, e tra l'altro come vedete toccano prima le eliche di lui, quindi anche in un volo radente non è che si va a impuntare. Di nuovo un colpo lo può accettare. In più, anche se cadete nel prato e c'è una pietra che sporge, questo vi farà un po'. La prima soluzione era stata questa. L'unica volta che ho volato ho messo questo, è un ritaglio di un'imbottitura del Rodeo 110, l'ho tagliato da lì. Comunque sia, cioè non è una cosa bella. Allora, i più fighi sicuramente volano senza niente, e lì non ci piove e non voglio neanche mettermi in discussione, perché chi è capace ad atterrare arriva, si posa, voilà, finito. Però per tutti gli altri come me credo che possa essere una cosa utile.
Allora, quando, nel momento in cui caricherò questo video, non credo che avrò già il link da potervi mettere in descrizione per scaricare il modello, però lo farò sicuramente. Quindi se non è il giorno stesso, può darsi che sia 2 giorni dopo, perché devo ancora un po' capire e scegliere quale servizio utilizzare, se Thingiverse, Umagine o che cosa. Io comunque lo lascerò libero, quindi ve lo potete tranquillamente scaricare e usare. E questo è tutto. Ciao bella gente, brava gente.